amici di Radio Bombay, siamo con Ipei dal Norman di Perugia. Innanzitutto presentatevi per chi non vi conoscesse. Buongiorno amici di Radio Bombay, io sono Mr. Granchio e lui è uno dei due operai del rock and roll, mentre questo è il nostro barattolo dell'amore. Perfetto, perfetto. Voi siete nati 16 anni fa ormai, no, 14 anni fa, 1990. Noi non li contiamo perché ci sentiremo troppo vecchi, siamo nati un po' di tempo fa. Quanti sono cambiati i Pei dagli esordi fino al 2011? Di formazione, di esseri umani contenuti all'interno sì, della band. Sì, di formazione anche musicalmente. La formazione musicale Pei consta di due elementi principali che sono io, che d'altra parte mi intervistate, se no, e l'altro che è Mr. Pinguino. Poi gli operai da rock and roll li cambiamo in base alle stagioni, lui adesso è già un po' che è con noi, l'altro adesso... Più estivo diciamo. Lui sì, è quello della fascia estiva, l'altro sta gonfiando i palloncini, mentre il batterista lo cambiamo ogni anno e mezzo, due. E questa è proprio una politica della band, cambiare il batterista e tenere un po' gli operai da rock and roll. Il batterista sa che ha un contratto a tempo determinato. Non facciamo alcun tipo di contratto, avviene tutto in nero, il pagamento avviene in nero e paghiamo poco, questo per i batteristi che volessero mai pensare di entrare nel progetto Pei. Diamo meno di Pino Scotto. L'ultimo album uscito nel 2010. La ragazza col coltello. La ragazza col coltello. Cosa vi vedo preparati voi di Radio Bombay. Grazie. Molto bene, sono contento. Beh, La ragazza col coltello è bellissimo, l'hai sentito? Assolutamente. È il disco della maturità dei Pei, un disco col quale abbiamo tentato di sfondare, visto che nel punk rock alternativo comunque avevamo delle resistenze da parte della fanbase, diciamo pancabestia italiana, perché ci vedevano troppo intellettuali. Allora abbiamo deciso di sfondare nell'intelligenza alternativa italiana, tipo volevamo fare le scarpe agli After Hours e Marlene Kanz, non ce l'abbiamo fatta neanche in quel caso con la ragazza col coltello, e quindi adesso pensiamo a un altro disco che uscirà. Però è bellissima La ragazza col coltello, se non ce l'avete prendetelo, perché è molto, bello ascoltato, l'ha sentito anche lui. Tutta la redazione di Radio Bombay l'ha sentito. Mi è piaciuta principalmente l'ultima traccia. L'ultima traccia a lui è piaciuta. A me la prima. Fantastico. Che quando ballo. Ci ha accompagnato fino a qua, tra l'altro. Siamo preparati. Invece un parere sul vostro genere, comunque in Italia. Guarda, il nostro quali genere. Sono le difficoltà, diciamo. È unico e inimitabile. Le difficoltà sono molte. Il nostro paese vive una crisi scottante che tocca anche le band come i Pei. Ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti, tanto abbiamo il barattolo dell'amore che ci rincuora e ci rinfranca. Abbiamo due operai da rock and roll che ci aiutano nei bisogni primari e secondari, nel trasporto, nel montaggio e tutto. Quindi che ci fregano, noi ora andremo avanti ancora per molto, presumo. Ora sono in tour, dai. I Pei sono sempre stati in tour, i Pei hanno fatto una scelta politica per la quale i video su MTV non li volevamo e non li vorremmo, la classifica di vendita di dischi non ci interessa e non ci interesserà mai, e quindi i Pei vivono solo e unicamente live, e grazie a Radio Bombay che ci supporta e che ha fatto comprare a tutta la redazione un disco dei Pei. Assolutamente. Queste sono le spinte economiche dei Pei, diciamo. Grazie. Progetti futuri? Progetti futuri è un prossimo album che stiamo lavorando, nel quale torneremo invece ad arrufianarci la fanbase di Pancabestia, perché gli intellettuali ci hanno proprio... Il tentativo della ragazza col coltello è stato unico e irripetibile. Adesso torneremo indietro. Pensiamo di fare una canzone sul tossico della stazione di Foligno, che è il paese da dove arriva l'operaio del rock and roll che non può parlare. Poi magari una canzone sugli ubriachi, tipo che secondo me ai giovani piacciono, sì. Tipo una roba beviamo, cioè io ce l'ho già la canzone nuova, no? È tipo bevo, mi ubriaco e magari vomito, magari dico anche vomito, magari gli operai, così poi dal vivo me la vedo già, no? Gli operai che fanno una roba scenica, così, perché siamo anche un po' teatrali, noi, non so se vi è mai capitato di vedere un nostro concerto. E poi non sto a dirvi le altre canzoni, se no vedono l'intervista, me la copiano i The Rozzer e che cazzo faccio io? I The Rozzer escono con un disco di canzoni che gli ho detto io, no. Un gruppo emergente che ti sentiresti di consigliare? È sempre una domanda che mi mette in imbarazzo. Beh, sono impazzito nella mia autovettura, l'operaio del rock and roll potrà testimoniarvelo, anche se non può parlare, quindi al massimo può fare così, per un disco meraviglioso che si chiama Poems for Renegades di Dume la Muerte. Un chitarrista pisano che ha fatto questo disco acustico meraviglioso. Lui suonava nei CCM, nei Citachroma Motherfucker e nei Not Moving, band
storiche del Granducato Arcore, e adesso ho fatto questo disco acustico strepitoso e ho deciso che voglio diventare, dove, cioè da grande io vorrei diventare Dome la Muerte, cercherò di diventare lui. Ce l'auguriamo. E invece gruppi che vi hanno influenzato? Beh, per diversi dischi dei Pay abbiamo avuto influenze... No, non farmi una domanda, non so dirvi. Cioè, se poi... Già vi ho detto i testi del disco nuovo, se poi vi dico chi ci ha influenzato... Qual è il tuo gruppo preferito? Giuriamo alla tua sfera. Perché sai, poi se me lo chiedi così, mi scatta già che penso. Se dico i NoFX sembra uno sfigato, se dico i Pixies sembra uno che fa raffinato, se dico i Nirvana sembra un po' uno vagro lì, già c'ha i suoi anni, avrà fatto gli anni 90, un po' grande. Se dico... capito, cioè... Quindi no, nessuno di questi che ho detto è un gruppo che ci piace. Perfetto. Noi ascoltiamo solo i Pay, riascoltiamo ciclicamente solo i nostri dischi e ci lasciamo ispirare per quelli nuovi. Perfetto. Quindi tu, Grant, sei anche nel mondo delle radio, hai detto. Sì, 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 ho campato per tanti anni nelle radio in etere e adesso come voi sono in una radio web. Qual è secondo te il futuro delle web radio in Italia? Ah, guarda, io ho avuto una grande visione, amici di Radio Bombay, la cosa fondamentale per far esplodere la web radio è smetterla di pensare che sia una radio, perché fare radio su internet è come fare la televisione in un microonde. Giusto. Vabbè. Io concordo con te, infatti. No, ma no, non si può vedere vestito così, baratto della moglie. Torna il baratto. Quindi se passiamo questo step è fatta. No, anche perché molti chiedono quando passerete in FM, che è una domanda che... Una domanda stupida, sì, sì, è come chiedere veramente al microonde quando c'è il TG4. Non c'è un microonde, non puoi vedere Fede. Al massimo scaldi un panino. Se vi interessa mi trovate a nome Virus, io adesso sto producendo questo audioblog che si chiama Virus, che trovate su rockandrollradio.it/virus o cercando l'Ariele Virus, non Mr. Granchio, Mr. Granchio è dei Pay, l'Ariele produce comunicazione. Invece la tua carriera appunto a livello di speaker radiofonico, ho visto che hai fatto tante belle cose. Ho fatto delle cose bellissime, sì. Ce ne vuoi parlare? Vorrei non parlarne più perché è una pagina del mio passato che ho chiuso e ho lasciato nelle mie spalle. Adesso voglio diventare una web celebrity, quindi lascio il passato alle spalle e proseguo come una saetta dritto verso il mio futuro. No, se vuoi sapere qualcosa te la dico, ma... L'hai già in privato. La radio ormai, la radio in etere è roba vecchia, è roba che puzza di vecchio e quindi siamo nel futuro. Amici di Radio Bombay, ma soprattutto amiche di Radio Bombay, un calorosissimo saluto dai Pay e dal barattolo dell'amore, sempre nel nostro cuore, e dall'operaio del rock and roll, che è un cretino.